Si sono svolte a Teramo le celebrazioni per il 218 anniversario dalla nascita della provincia di Teramo, un evento che ha visto la partecipazione di autorità locali, esperti del settore, cittadini e appassionati di storia locale. L'anno scorso è stata la prima celebrazione di questo evento della nascita della provincia, quest'anno ricorre il 218. L'anno scorso abbiamo parlato di storia, quindi come è nata la provincia, qual era stato il suo sviluppo, soprattutto istituzionale e politico. Quest'anno invece parliamo di futuro e di prospettive, quindi di grandi infrastrutture, di grandi scoperte. Commesse e come ciò che vogliamo per questa provincia da qui ai prossimi 30-40 anni. Il tema centrale di quest'anno è stato progettare la mobilità del futuro e ha posto l'accento su uno degli aspetti più cruciali e contemporanei della pianificazione urbana e territoriale. Quali saranno i progetti clou dei prossimi anni? Senz'altro sono le scuole, non solo scuole, ma saranno spazi innovativi, inclusivi per la città, strade, ma soprattutto strade intelligenti e grandi infrastrutture di comunicazione verso le Marche, verso la costa e verso Pescara. Visto che la provincia è un ente di secondo livello, ha limitato un po' lo sviluppo del territorio? Senz'altro sì, le competenze sono state tagliate dalla legge del Rio, solo tre le microcompetenze, l'ambiente, minoritaria, ma strade, scuole, le altre due più importanti. Se ci fosse, come lo è stato negli anni passati, se ci fossero tutte le competenze, potremmo intervenire anche su tanti altri settori, come il sociale, lo sport, il turismo, la cultura, cosa che oggi purtroppo la provincia non può fare, ma di fatto per la nostra competenza territoriale stiamo comunque su tutte le questioni, sperando che queste non vengano dimenticate. Quanto è importante la salvaguardia del territorio? È oggi fondamentale parlare di salvaguardia del territorio, tutela e rispetto dell'ambiente, soprattutto energie rinnovabili e efficientamento energetico. Sono i temi che la comunità mondiale dovrà affrontare da oggi per i prossimi almeno 100 anni, perché purtroppo la crisi climatica deriva da degli squilibri che l'uomo ha portato in pochissimo tempo. Dobbiamo ripristinarli prima possibile affinché questi danni non siano lunghi, troppo duraturi e possano causare dei danni irreversibili per la comunità.